Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Per quanto riguarda il ruolo del terzino, si può quasi dividere la storia in avanti e dopo Roberto Carlos. Sai Fabio che sono d'accordo, ha reinventato la posizione, diventando quasi un attaccante aggiunto. E vedremo se ci delizierà con una delle sue proverbiali discese sulla fascia anche oggi. Prova il cross in area. Modric prova a giocarla in profondità. Palla in avanti verso il compagno. Hazard. E trova il compagno. Opta per il lancio lungo. Aubameyang. Occhio, può andare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Occhio al tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Cerca un compagno, Virgil van Dijk, ha fatto buona guardia. Bella rete di passaggi. Palla di nuovo verso il centro. Saul prova la verticalizzazione, prova con la palla lunga. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia.
vuole la profondità. Gervinho se ne va. Prova a fare un cross Gervinho. Prova a verticalizzare. Saúl la gioca a sinistra. Saúl. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Nainggolan cerca di pescare il compagno là davanti. Hazard cerca spazio. Higuain! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Higuain. È davvero una bella serie di passaggi questa. Può calciare la rete, prova il tiro. Bella parata! Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Avanza deciso. Prova la giocata nello spazio. Ora Aubameyang. Hazard! Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Preferisce l'approccio diplomatico. Il cartellino rimane nel taschino. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Palla intercettata. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Pallone alto nello spazio. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Higuain. Prova il filtrante. Cerca spazio. Saúl vuole la profondità. Bernardo Silva. Provano a partire in velocità. Modric legge bene l'azione, blocca il pallone. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Cerca un compagno. Hanno già riconquistato palla. La appoggia sulla fascia. Cerca spazio. Palla verso il centro dell'area. Tocco morbido. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Copertura attenta. Hanno letto bene la situazione. Non li hanno fatti passare. Opta per il lancio lungo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Vuole la profondità. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Higuain! Grande occasione ma palo. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Il secondo tempo è cominciato. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante.
Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Cerca un compagno, passaggio in avanti nello spazio, allontana il pallone. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Alex Tejes. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Roberto Carlos. Gervinho. Alza la palla in profondità verso un compagno. Mbappé. Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Ha solo il portiere. Neuer dice di no. Una conclusione insidiosa. Ma bisogna dare merito all'estremo difensore che ha evitato il gol. Hazard. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova la giocata nello spazio. Bella apertura. Traversone verso il centro. È troppo lungo, non ci può arrivare. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Opportunità da calcio piazzato, occhio ai saltatori. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Lars Bender mette il turbo. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Può segnare. C'è il tiro. Insacca le spalle del portiere. E arriva così il gol del vantaggio. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Sembrano in grado di aggiungere un'altra vittoria alla loro striscia positiva. Lo Sulte Waregem ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Fa avanzare l'azione sulla fascia. E passa! Prova la giocata nello spazio. Vede l'inserimento del compagno. Mbappé riceve la palla. Si libera la grande. Hazard! Ed ecco il gol! Ecco il gol! Parità! E pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si riparte di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Agüero non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Hazard la mette in mezzo. Ci prova! Ma doveva metterla dentro qui. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Saul. Aubameyang. Saul. Buon lancio. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a passare con un pallone profondo. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere.
Saul. Non è ancora detta l'ultima parola, potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Prova il filtrante. Gervinho. Daniel Alves. Il suo pallone è morbido. Se ne va. Cerca il numero. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Gervinho. Gervinho. E il portiere dice di no. Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Ci mette la testa. Un gol pazzesco! Pazzesco! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Finisce così, non c'è più tempo. Non ci è dispiaciuto l'atteggiamento della squadra, però certamente ci sono degli errori che vanno corretti e anche al più presto. Che partita ti è sembrata, Luca? Oggi hanno offerto una prova decisamente opaca. Il fattore campo gli si è ritorto contro, si sono innervositi per lo svantaggio e il clima che si era creato sugli spalti e non hanno saputo recuperare. Ci resta solo il tempo per ringraziare.